volte qui dicendo che Gozzano doveva fare il salto di maturità, di freddezza, di opportunismo, e oggi direi che l'abbiamo proprio visto in 10 per 70 minuti se contiamo per recupero, e non si sono persi l'animo, non ci sono stati svarioni, c'è stata concentrazione quasi tra l'ultimo, ho sentito ormai un paio di volte negli ultimi 10 minuti stiamo volando, ma la risposta c'è stata grande. Sì, sì, no, quello sì, perché la squadra sta anche crescendo, no? Però non siamo ancora al top, diciamo, nel senso che ci sono delle cose che dobbiamo migliorare, e quindi per adesso è una squadra che può puntare a fare un campionato diverso, insomma, è quindi importante, se no fa il campionato che tutti quanti siamo prefissati, invece noi vogliamo fare qualcosa in più e quindi dobbiamo crescere come squadra, stanno crescendo anche i giocatori, e questo è importante, stiamo diventando più squadra, ecco, quindi gli aspetti che dicevo che dovevamo migliorare, stiamo migliorando, e quindi va bene così. Vittoria secondo me è meritata, anche se l'avevamo preparata diversamente, nel senso che dovevamo partire forte, abbiamo sbagliato subito qualche conclusione e lì potevamo andare in vantaggio e diventava un'altra partita. Il problema è che poi non gli hai fatto gol, è venuto fuori un po' anche il Borgosesia, dove ci poteva mettere in difficoltà, però poi alla fine l'abbiamo controllata, ma in 10 contro 11 non è facile. Ecco mister, rispetto all'ultima volta che vi ho visti qua in casa con la Castellanzese, avete creato il quadruplo delle occasioni, ecco, quanto è importante riuscire a crearle in 10, e se era questo un po', diciamo, non l'anello debole, diciamo quello che mancava, la costanza nel creare così tante occasioni nelle prime uscite, che comunque appunto con una squadra nuova è tutto da costruire. Siamo una squadra nuova, abbiamo tanti giovani, quindi veniamo da un percorso che abbiamo fatto dove c'è stato un cambio anche in società, anche quindi abbiamo tanti giocatori della juniores, quindi devono crescere, abbiamo preso qualche altro giocatore, ma sempre durante il campionato, non siamo partiti con la squadra, e quindi se avevo la squadra in ritiro potevo, diciamo, prepararla per determinate cose, quindi il percorso come è molto lungo. Se tu vedi la partita di Chieri, noi abbiamo creato molto di più, abbiamo fatto 1-1 per dire, perché abbiamo regalato il gol e sono venuti fuori quelli di Chieri, come è successo nel primo quarto d'ora qua, no? Questa partita, ecco, quello è un aspetto che va migliorato. Io voglio che si parte forte, e se ci capita un'occasione dobbiamo farla, perché se no puoi rischiare, in questo campionato puoi rischiare sempre di magari meriti di vincere, poi non la vinci come è successo a Chieri, e quindi così perdi dei punti. Invece quello che meritano i ragazzi devono conquistarselo, giustamente, ma se gli capita deve essere cinici a far gol, perché noi creiamo tantissimo. A livello di mercato sarà un mercato molto lungo, si sono giocate poche partite a singhiozzo, tutto quanto. C'è un reparto, un qualcosa in quale tu vorresti chiedere qualcosina oppure no? No, io la società sa quello che deve fare, ecco, stiamo aspettando, adesso è arrivato un portiere, abbiamo deciso di andare avanti col portiere vecchio, diciamo, quindi ci stiamo coprendo su queste cose che avevamo fatte prima e stiamo facendo, come vedi, abbiamo qualche giovane da completare per completare la rosa, ecco, per essere più ordinati, più precisi, ecco, nelle cose, perché ci mancano degli altri. Poi se le cose dovrebbero andare bene come stanno andando, vediamo un po' se c'è qualcosa, viene fuori un giocatore che ci può servire, diciamo, un'occasione importante, secondo me la società, se viene indietro, lo possiamo anche fare per completare, diciamo, la rosa, perché non siamo proprio completi. Grazie. So che non è una domanda da fare a lei, ma si rischia qualche partenza per passaggi della categoria superiore, un due o tre giocatori ci sarebbero anche, forse, che possono interessare. Da parte nostra? Cioè, giocatori del Gozzano che possono interessare in categoria superiore, io un paio li ho visti sinceramente. No, secondo me no. Secondo me quelli che ci sono qua hanno vissuto con me questo percorso, per me ne hanno a cuore Gozzano, perché come ce l'ho io, e quindi ormai siamo diretti su questa direzione, ecco. E quindi non credo che hanno, anche se possono avere anche delle richieste, però sono uomini, hanno fatto questo, cioè hanno sposato il progetto, diciamo, Gozzano, ecco, quindi non credo che ci possano bene, quindi non, progetto è un progetto importante, sempre Gozzano, scelta importante, quindi non penso che possa succedere una cosa del genere.
assolutamente. Grazie.